come vi dicevo, poi interloquite con noi, quindi chi vuole me lo segnali e soprattutto ponga esperienze o domande o problemi o questioni, soprattutto per chi viene dall'estero. Allora vi dirò qualche cosa di più, visto che riprendo io la parola, perché di sollecitazioni ce ne sono state tante. Tu hai raccontato da ultimo, per esempio, i 150 anni di emigrazione italiana. Io, girando per il mondo e cercando queste nostre comunità, ho imparato tante cose. Voi sapete, per esempio, ecco, sentirete il mio accento, che è della Venezia Giulia, quindi suona un po' veneto, per capirci, è di quella, che il veneto arcaico, il veneziano arcaico, è quello che voi sentite parlare nel Rio Grande do Sul, nel Rio Grande del Sud in Brasile, grande stato del sud del Brasile, ed è lingua ufficiale, si chiama Talian, quindi una contrazione di italiano, viene chiamato Talian ed è lingua ufficiale in Brasile. Perché? Perché là si parla, per l'appunto, sostanzialmente là andarono soprattutto persone di che venivano dal Veneto 150 anni fa, quindi più di un secolo fa, e in Brasile incontrate per esempio questa realtà. Ne ho incontrate bellissime, per chi è appassionato di calcio, per esempio dovete sapere che se voi andate nella Boca di Buenos Aires, cioè la Boca del Puerto, nella Boca del Porto, fatta dai Gener, cioè dai genovesi, io che sono eletto, vedo un genovese, io che sono eletto là, dovete sapere che il Boca Junior è di color giallo-blu, perché i genovesi che là litigavano, che litigano sempre, non sapendo, dopo aver fondato la squadra di calcio, che colori darli, decisero dopo due giorni e due notti in cui si scannavano che avrebbero dato alla squadra il colore della bandiera della prima nave che entrava nel porto al mattino successivo. Entrò una nave svedese, il Boca Junior, quello che poi avete conosciuto, ma non è diventato giallo-blu. E poi, non so, andate a Montevideo e scoprite che Peñarol, che è anche una grande squadra di calcio, il Peñarol in realtà, che la zona centrale di Montevideo, si chiama così perché là venne un medico italiano di Pinerolo che assisteva la gente gratis, che curava tutti gratis, e erano talmente bene che decisero che quel rione diventò Peñarol, cioè Pinerolo, in onore a lui. E poi là trovate, non so, ho trovato la mitraglietta di Francesco Baracca, cioè c'è questa italianità che vive lontano, che è piena di ricordi, che è dolcissima, che è bellissima. Ma oltre a tutto questo, però, poi ci sono altre cose che ci richiamano invece sull'oggi. Allora, per esempio, il principio della cittadinanza. Noi siamo stati entrambi portatori di di progetti di leggi simili in entrambi i rami del Parlamento per la riconquista della cittadinanza italiana. Perché? Perché in molti paesi, adesso per noi è scontato l'istituto della doppia cittadinanza, ma non sempre è stato così. Molti dei nostri italiani sono andati in paesi in cui per lavorare dovevi acquisire quella cittadinanza e rinunciare alla tua, di fatto, o ti veniva tolta d'ufficio dal paese che ti ospitava. Ora questi, e questi sono fatti anche recenti, insomma, noi l'ultima volta che il Parlamento italiano è intervenuto in termini di, cioè, su una legge che ridesse un quadro normativo sulla questione della cittadinanza è stato nel 1992, quindi il tempo è passato. All'epoca, la 91-92, apriva una finestra all'interno della quale tutti coloro che avevano perduto la cittadinanza italiana la potevano riacquistare dietro richiesta, cioè riacquisire. Però quella finestra si chiuse, ci sono molti italiani, in tanti paesi il riconoscimento della cittadinanza italiana, cioè della doppia o tripla cittadinanza, arriva da dopo, e sono stati naturalizzati, tra virgolette. Ora noi sosteniamo il diritto che questi naturalizzati, si tratta poi di persone che hanno vissuto in tempi recenti queste cose, recuperino la cittadinanza italiana. Recupero della cittadinanza italiana vuol dire attuare un legame con l'Italia e con l'italianità. Poi c'è un'altra questione tutta diversa che sta avvenendo per adesso in Sud America e sulla quale io dico dobbiamo invece mettere un certo freno. Perché? Che cosa accade? Perché la riconquista, la riacquisizione della cittadinanza adesso avviene in numeri spropositati, questo ce lo dicono molti sindaci, per esempio ma dal Molise al Veneto, eccetera, che ricevono centinaia e centinaia o poi migliaia di riconoscimento della cittadinanza italiana. E per chi avviene? Avviene per qualcuno che è nel lontano Brasile o in Argentina, sei generazioni dopo, ma dove parla spagnolo e sa a malapena da dove veniva,
vuole riavere la cittadinanza italiana. E questo perché avviene? Perché la cittadinanza italiana ti dà comunque convenienza. Pensate che ci sono in Brasile delle agenzie che fanno addirittura il Black Friday della cittadinanza italiana, vendendoti la cittadinanza di fatto, quindi dandoti prima una residenza falsa o fornendo documenti falsi oppure facendo accordi con funzionari corrotti che accertano che hai avuto una cittadinanza o accertano o ti portano un documento di 140 anni fa in cui un tuo presunto trisavolo, quadrisavolo veniva da quel paese, tu ricostruisci, siccome il sistema italiano, voi sapete, la cittadinanza si acquisisce per rius sanguinis, cioè per via di sangue. Prima questo avveniva soltanto per gli uomini, per i padri. Con la Repubblica, come sapete, trasmette sia il padre sia la madre italiana. E oggi c'è un nuovo fenomeno invece di cittadinanze italiane che ci lascia perplessi, sul quale è giusto che si parli. Allora sapete che, per esempio, acquisisce la cittadinanza italiana chi? Lo straniero che per 10 anni sta nel... Ora noi cominciamo a avere centinaia di migliaia di cittadinanze italiane, decine di migliaia di cittadinanze italiane, bengalesi, pakistane, eccetera, di mogli o parenti che attraverso i ricongiungimenti sono venuti in Italia con lavoro italiano e poi ritornano di là. Noi tra un poco ci troveremo ad avere, come dire, migliaia di cittadini italiani di fatto non cittadini, perché un cittadino italiano è chi è un cittadino italiano? Un cittadino italiano è quello che ha un rapporto di fiducia, ma nei confronti del paese, che ti offre diritti ma di fronte ai quali tu hai anche doveri, di fronte al quale hai un legame spirituale di consonanza con lo stesso, prima di tutto la lingua. Ha senso che sia cittadino italiano uno che nemmeno parla la lingua? Quindi nella mia proposta di legge dico: benissimo, io aiuto gli oriundi a riconquistare la cittadinanza italiana, stiano un anno in Italia, parlino almeno l'italiano con il B1, insomma, per capirci vuol dire che sanno comunicare, ricevere informazioni e parlare e fare un discorso sensato in italiano, e ti accordo la cittadinanza, perché al contrario sta succedendo proprio questo. La cittadinanza italiana è ambita, perché dovete sapere che sapete che col passaporto italiano tu vai in qualunque paese europeo. Tu sai che con il passaporto italiano, nonostante si costruisca il muro tra gli Stati Uniti e il Messico, tu passi e vai oltre. E quindi c'è un fenomeno adesso di riconquista di passaporti italiani che non coincidono, a mio modo di vedere, con la vera cittadinanza, cioè con il sentimento di italianità e di collegamento con il tuo paese. E allora, se da una parte io dico e raccolgo la sollecitazione fatta prima, a me piacerebbe che tanti italiani o oriundi italiani che vivono per esempio in Sud America in condizioni disastrose, penso per esempio ai venezuelani, pensate che in Venezuela io ho gente che sento vivono con 4-5 dollari al mese, cioè al mese, e molti italiani o oriundi italiani vivono mangiando alle mense della Caritas, perché il comunismo dell'America Latina è questo, poi sta producendo questo. Allora dico, quando noi per esempio da una parte facciamo come giusto il piano Mattei nei confronti dell'Africa, perché diciamo costruiamo i flussi migratori, sono quelli che siamo e ci troviamo di fronte a una sorta di invasione migratoria, diciamo costruiamo le condizioni perché in Africa possano creare un futuro e non venire nella speranza di un Eldorado che non c'è in Italia. Ma dall'altra parte, quando noi combiniamo o pensiamo a livello di governo i flussi migratori da privilegiare, penso che non sia eresia dire quello che per esempio diceva il vecchio cardinale Biffi, quando diceva dovremmo privilegiare quelli che hanno lo stesso nostro sentimento religioso, per esempio la stessa nostra cultura, eccetera. Quindi se noi facciamo il turismo di ritorno, è una cosa che sta facendo diligentemente giustamente il Ministero degli Affari Esteri, non facciamo solo turismo delle radici, facciamo anche, perché no, pensiamo di far ritornare italiani o gente di origine italiana a ripopolare magari paesi spopolati o andare a ricoprire quei posti di lavoro che, come si dice, gli italiani non fanno più. Sarebbe meglio per noi, sarebbe meglio per la nostra identità, sarebbe un modo di aiutare loro e sarebbe anche un modo, perché no, di risolvere anche parzialmente almeno questa reimmissione di gente di cui abbiamo bisogno, perché se no questo è un paese che demograficamente sprofonda. Ecco, io sto
buttando tanti ami, e sto dicendo tante cose, ma sono tutte legate alla nostra presenza italiana in giro per il mondo ed anche a questioni che noi ci dobbiamo porre da legislatori quali siamo come comunità politica. Quindi ecco, su queste cose per esempio sono intervenuto.